emozioni, ragazzi, troppe, troppe. Quattro, troppe emozioni, un po' meno, anche la Germania va a casa contro il folle, il matto da legare, il matto da legare Southgate, quello è un matto vero, e la Germania stasera in Inghilterra. Pinte di birra scorreranno a fiumi, magari a sfregio anche tedesche. Mamma mia, buonasera Baldi giovani, se siete contenti, se state godendo un like al video, vediamo. Godometro in base ai like. Godometro, vediamo un po'. Pingiamo forte! Iscriviamoci al canale, vi ringrazio per il sostegno, ragazzi miei, che non manca davvero mai. E aggiorniamoci grazie a OneFootball. One foot, tra l'altro sono quadrato alla sede in Germania. Sì, per rimanere aggiornati sul fase eliminazione di questo Euro 2020, per stare lì sempre sul pezzo, per non perderci nulla di quello che è il mondo del calcio, il link è in descrizione, l'app è gratuita! Sì, signore! Perché ho chiamato matto da legare Southgate? Poi parliamo ovviamente della parte perché ragazzi... Ragazzi, Southgate ha tenuto in panchina questo qua ha tenuto in panchina almeno inizialmente Mount, Foden, Sancho, Bellingham, Rashford, Grealish, che poi è entrato e abbiamo visto come è entrato e abbiamo visto che questo ha tenuto in blocco tutti fuori. È l'ergastolo eppure va avanti al Wembley trascinato dal pubblico, dalla folla, e c'è da dire che questo è anche un vantaggio non da poco, cioè il pubblico che pompa forte, ragazzi miei, c'è poco da fare, c'è poco da dire, è un uomo in più. E poi anche quella questione viaggi, tutti gli altri vuoi o non vuoi hanno un po' navigato l'Inghilterra bella tranquilla a casetta. È ovvio che questo rappresenta un vantaggio, ma parliamo e buttiamoci nel campo, nella mischia, nell'arena. C'è un giocatore inglese che sta facendo indubbiamente la differenza. Questo è ovvio, questo è palese, questo è palpabile ed è Sterling. Anche il gol nasce proprio da una sua giocata, da una sua iniziativa. È molto molto funambolico, a gamba, riesce, va, è ispirato, è ispirato. Questo va detto, se non sbaglio, è già il terzo gol di Ste. È già il terzo. Sì. E se lo suda, se lo costruisce, se lo realizza con le sue forze, no? Andando via, partendo in slalom, se non sbaglio, è saltato Rudiger. E poi va in aria, allarga e poi va a concludere. Dialoga con Kane, che in quella circostanza è stato anche bravo a proteggere palla. Un Kane che, ragazzi miei, anche oggi. Penoso, anche oggi penoso, il gol, l'uragano, tutto quello che vi pare, anche oggi Kane, penoso, e stiamo parlando di un giocatore forte, di un attaccante, ragazzi, di livello assoluto, ma io non capisco, no, non credo stia bene fisicamente, non credo stia bene fisicamente, perché lo vedo proprio goffo nei movimenti, proprio nei movimenti è goffo, nel primo tempo avete visto che ha combinato sotto porta a fine primo tempo, proprio goffo, non sta, non si regge. Ma va bene così e basta così ugualmente a un'Inghilterra che gioca contro una Germania che, ragazzi miei, è senza punti. La squadra dello sporcaccione, dello scaccolatore Lev è una squadra senza punti. Cioè, ma non ce l'hanno una punta che possa chiamarsi tale in Germania. Una. Mille mezze punte, trequartisti, giocatori fantasma. Ma non c'è una punta in Germania, non esiste, non la, non, non, no, non c'è, non si può, è peccato, non c'è una, perché non mi venite a dire che Werner è una punta, non mi venite a dire che quel giocatore è una punta, non me lo, no, 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 non scrivo Werner, mamma mia, uno dei giocatori che, a mio modo di vedere, uno dei più sopravvalutati. Se ne è parlato all'Ipsia Exploaster.
Io ogni volta che lo vedo giocare, questo qua l'ho visto col Chelsea. E questo si trova essere campione d'Europa. Ma io ogni volta che lo vedo giocare, boh, e sarà perché comunque con i suoi movimenti riesce in qualche modo ad attaccare lo spazio. Però ogni volta, ragazzi miei, questo qua a me non dice praticamente nulla. Tu nulla. Müller, che per quanto sia tedesco, antipatico, tutto, a me è sempre piaciuto come attaccante, ma è un attaccante di raccordo, non è anche lui una punta, e si è divorato anche lui. Un gol, mamma mia, va sfotta cosa senza dire, va sfotta cosa, insomma, che ha giocato 60, meglio 60 che non giocare male 90, va sfotta cosa, va, vai, spot, vai, spotti, scherza, scherza. E si è divorato il gol che avrebbe rimesso tutto in gioco, perché la partita è stata decisa da quei due o tre episodi, no? Dal gol sbagliato di Müller, dal gol sbagliato di Kane, poi dal gol sbagliato da come cavolo si chiama lui, appunto, Müller, e quindi dal successivo 2-0. Altrimenti si poteva anche provare a pareggiare e forse ci sarebbe anche riuscito. Ma c'è stato questo equilibrio. Non è stata una partita così, ragazzi, così dove io ho detto mamma che bello, mamma che spettacolo, mamma che calcio. Ma no, vi dico la verità. Non ho visto, non è che mi sia, poi al di là delle due nazioni che sono scese in campo, non è che non mi sono galvanizzato, no, è più divertente le scene viste fuori dal campo, no, con il principe là, il figlio. Ad un certo punto sembrava che il figlio fosse il padre e che il padre fosse il figlio, uno posato e l'altro scalmanà. Fantastici, fantastici. Vi ripeto, per quanto riguarda lo spettacolo in sé, ho visto, mi aspettavo qualcosa in più. Ovvio, anche lo stesso Lev, col senno del poi, è facile dirlo, qualche scelta sbagliata. Mi è piaciuto Goretzka in mezzo al campo e mi è piaciuto lui. Goretzka, secondo me, non ha fatto male, almeno inizialmente. Poi forse si è un po' perso, ma a me non è dispiaciuto. Però c'è anche da dire che Gundogan forse non stava bene, sennò tenne fuori Gundogan, ragazzi. E ce ne vuole Gundogan fuori, Sané fuori tutta la gara. Boh, non lo so io ste robe qua, francamente. Giocare per 70 minuti, fai giocare Werner. Non lo so, guarda, ragazzi, io vi dico, no, non lo so. Vediamo, a questo punto l'Inghilterra è proprio candidata ad andare avanti, mai dirlo in questo europeo, mai dire nulla in questo europeo, ragazzi, bocca cucita a questo punto, bocca cucita, sì, cucita. E comunque, per la cronaca, e chiudiamo, il gruppo F, il gruppo della muerte, tutti a casa a bere birra, a bere birra. Un grande abbraccio da Neschio.